Buonasera a tutti, signore e signori, vi informo che tra qualche istante inizierà il comizio elettorale del candidato sindaco Rosario Vinciullo. Grazie per l'attenzione. Buonasera a tutti, vi ringrazio della vostra partecipazione. Prima di tutto ringrazio le forze dell'ordine, i carabinieri e ringrazio anche la forza dei vigili urbani. Vi ringrazio di cuore, veramente. Un bacio a tutti. Buonasera carissimi concittadini, è un piacere e un onore essere qui oggi su questo palco. Sono stati mesi difficili dove ho cercato in tutti i modi di avere un contatto con i cittadini e una presenza attiva nel paese. La mia lista si chiama Rinnovare Via Grande. In quanto credo sia necessario un cambio e sia amministrativo che mentale. È il tempo di metterci in linea con i tempi e tornare a essere ciò che eravamo prima, una grande famiglia. Per qualsiasi problema io ci sarò, Rosario Vinciullo, e sarà a disposizione dei cittadini. Per chi mi conosce lo sa, al confronto è sempre presente e non sarà di certo la politica cambiare ciò che sono. Ci sono tanti punti importanti all'interno del mio programma elettorale e ne citerò alcuni, mentre il resto affiderò alla mia squadra. In quanto credo che sia giusto dare la stessa importanza alla visibilità, inizierò illustrandovi due questioni fondamentali che riguardano il nostro amato territorio. La viabilità e le periferie. Iniziamo parlando della viabilità. Non c'è niente di più frustrante dover affrontare il traffico congestionato quando si vuole raggiungere una destinazione importante. E il tempo perso in coda potrebbe essere impiegato a attività produttive e piacevoli. È importante, quindi, che Via Grande sia dotato di un sistema di viabilità efficiente organizzato. Per questo motivo dobbiamo investire nella costruzione di strade ampie, sicure, che possono garantire il passaggio morbido per le auto all'interno, dal centro del paese. È altrettanto importante creare parcheggi in sufficienza per piedare e distingere le carreggiate a favorire la circolazione del traffico. È una migliore funzione dei negozi, dell'attività commerciale. Inoltre, migliorare attualmente la viabilità, aggiungeremo un servizio all'interno per gli anziani, autosufficienti e non. Questo servizio consisterà in un sistema di trasporto pubblico dedicato agli anziani che permetterà a loro di muovere facilmente all'interno del paese, senza dover affrontare il traffico congestionato o camminare a lunghe distanze. Oltre a questo, creeremo un collegamento esterno tra i punti nevralgici della città, aree metropolitane e circostanti. Attraverso una rete di trasporto pubblico
efficiente e ben organizzata. In questo modo gli studenti, i pendolari, i turisti saranno in grado di raggiungere facilmente le varie destinazioni. In conclusione, investire nella viabilità attraverso la costruzione di strade ampie e sicure, la creazione di parcheggi ben organizzati, implementazione di un sistema di trasporto pubblico efficiente e dedicato agli anziani, potrebbe essere notamente la qualità della vita dei cittadini a favore dello sviluppo economico del paese stesso. Passiamo ora a parlare delle periferie. Troppo spesso le periferie vengono trascurate e abbandonate in favore del centro. Ma questo atteggiamento è sbagliato, dannoso per la crescita equilibrata di Via Grande. Dobbiamo dare alle periferie la stessa importanza che diamo al centro. Questo significa investire in infrastrutture come strade, mezzi di trasporto pubblico e che possono garantire la mobilità dei cittadini che vivono in queste zone. Dobbiamo inoltre promuovere lo sviluppo di attività commerciali, di servizi pubblici e per garantire la qualità della vita paragonabile a quella del centro. In sintesi, la viabilità e le periferie sono due questioni fondamentali per il benessere del nostro paese. Investire un sistema di viabilità efficiente e nel potenziamento delle periferie garantirà un paese più vivibile e accessibile e per tutti i cittadini. Siamo pronti a compiere questi passi del futuro della nostra comunità? La risposta aspetta noi. Insieme possiamo rinnovare Via Grande di cuore. Grazie. E adesso vi ringrazio di tutto di cuore i miei cittadini. Voglio farvi conoscere la mia squadra di cuore e voglio presentare di cuore uno a uno questa sera. Ringraziamo il candidato sindaco Vinciullo Rosario per il suo intervento. Adesso passiamo la parola alla candidata Giovanna D'Amico. Buonasera a tutti e benvenuti. Ringrazio Liliana per avermi dato la parola e tutti i cittadini per essere qui convenuti. Così come desidero ringraziare l'amministrazione uscente per il buon operato condotto fino ad oggi. Vi dirò brevemente di me. Sono Giovanna D'Amico e sono una cittadina viagrandese. Lo sono da quando il mio papà, per motivi di servizio, mi condusse qui, ancora in fascia. E mentre crescevo, tra una sbucciatura di ginocchio ed un gioco al nascondino nella nostra amata villa comunale, seppure in modo ancora del tutto inconsapevole, decidevo di poggiare le fondamenta della mia esistenza in questo amato luogo. E mentre si radicava forte in me il senso di appartenenza,
Sceglievo Via Grande come luogo ideale dove far crescere i miei amati figli. Nella vita sono un direttore di un ufficio postale. Mi occupo dunque in modo trasversale di servizi per il cittadino, dai servizi finanziari e commerciali a quelli di telecomunicazioni e di certificazione, nonché di comunicazione digitale e di tutti quegli interventi welfare erogati dalle pubbliche istituzioni per la tutela dei cittadini in condizione di bisogno. Cari concittadini, l'amore per la mia professione ha sviluppato forte in me il senso dell'ascolto. Mi piace a tal proposito ricordare la citazione del grande Leonardo da Vinci, il quale sosteneva a gran voce che saper ascoltare significa possedere non solo il proprio, ma anche il cervello degli altri. La capacità di un ascolto attivo, quindi, determina non un giudizio né un pregiudizio, ma un'empatia, un mettersi nei panni di. Molto spesso da un ascolto attivo emergono situazioni di disagio e di difficoltà estreme, nonché una reale esigenza di essere sereni protagonisti della propria vita e di quella della comunità a cui si appartiene. Nasce così l'ineluttabile bisogno di cambiamento. La mia decisione di scendere in campo per sostenere la lista Rinnovare Via Grande è nata l'istante in cui ho scorto negli occhi del candidato sindaco Rosario Vinciullo la purezza di un sogno, la limpidezza di un ideale e soprattutto una volontà forte e determinata nell'incedere verso il bene della sua comunità. La parola più gettonata di questi giorni è politica, tanto gettonata quanto inflazionata. Eppure questo termine ben contiene il germe del rispetto e della sacralità che si deve solo alla sovranità di un popolo. Lo sapevano bene i nostri predecessori greci, che edificavano nelle nostre terre le polis, l'esempio più fulgido della civiltà. Il compito di una buona amministrazione politica, dunque, è quello di promuovere, nonché mettere in atto, il benessere dei propri cittadini. Partendo da questo assunto, che si rinnova da sempre, da generazione in generazione, non si può prescindere oggi da una governance che definisca l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la gestione e il governo di una società. Un'efficace ed efficiente governance prevede un sistema decisionale basato sui principi di un governo aperto ed inclusivo, dove trasparenza, responsabilità, partecipazione e capacità di risposta convergano in modo incontrovertibile. La partecipazione attiva dei cittadini è l'elemento chiave per un eccellente sistema di governance. Per tal motivo, la lista Rinnovare Via Grande ha scelto di far coincidere realisticamente il rapporto quantità-qualità dei servizi erogati con il rapporto quantità-qualità dei bisogni soddisfatti, al fine di definire una governance multidimensionale che riesca cioè a perseguire contestualmente diverse funzioni sociali, realizzando quel connubio necessario tra tutela del privato e l'esigenza del pubblico.
pubblico, al fine di far prevalere l'interesse sociale della collettività. Si procede pertanto a definire un'agenda delle priorità politiche. Cari concittadini, per ciò che concerne il nostro problema della viabilità, si procederà ad una valorizzazione del territorio urbano attraverso la riqualificazione delle strade, sia principali che di collegamento, individuando una gerarchia del sistema viario stesso che miri ad una riorganizzazione della circolazione stradale, eliminando le cause di congestione del traffico e ridefinendo la valorizzazione dei tratti paesaggistici. Lascio i dettagli sull'argomento agli altri componenti di lista. Cari cittadini, prima di esporre l'attività culturale che la nostra lista porrà in essere, è doveroso fare cenno alla valorizzazione del patrimonio di grande rilievo storico-culturale di cui è ricco Via Grande, dai reperti archeologici di grande interesse risalenti all'epoca greca, come testimoniano alcuni esempi di urne cinerarie e lacrimatoi riportati alla luce soltanto sul finire del XIX secolo, alla più alta espressione dello stile settecentesco del rococò o barocchetto siciliano, che qualsivoglia dire, come si evince dalla disarmante bellezza di alcune ville gentilizie, non tralasciando gli esempi di architettura religiosa con altari di gran pregio tra colonne, lesene, navate, portali e decori che spaziano dal tardo Rinascimento all'inizio dell'Art Nouveau. Ma Via Grande non è solo questo, è anche quel sito a cui volge lo sguardo il nostro grande drammaturgo nonché scrittore Giovanni Verga nella composizione della novella Nedda Varannisa, in un delicato momento di travaglio letterario che introduceva al ciclo dei vinti e l'alverismo. Cari concittadini, alla luce di questo pregiatissimo scrigno artistico, la lista Rinnovare Via Grande intende promuovere iniziative culturali al fine di creare occasioni di aggregazione sociale all'interno della propria comunità, avviando quell'insieme di strategie, di attività e di strumenti atti a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del nostro patrimonio culturale e folcloristico, migliorandone la fruizione pubblica, promuovendo la trasmissione di quei valori di cui tale patrimonio è esso stesso portatore. Il marketing culturale diventa così elemento integrante dell'economia del nostro paese. Durante la nostra governance, inoltre, la cittadinanza viagrandese assisterà alla nascita di circoli culturali, manifestazioni, rappresentazioni teatrali, tavole rotonde, seminari e meeting, nonché concerti e ricorrenze fieristiche che faranno di Via Grande un vero esempio di fioritura morale ed umana. Verrà ulteriormente valorizzata la già prestigiosa attività di vitivinicoltura e le attività enogastronomiche ad essa correlate. Verrà incentivata e rilanciata l'attività artigianale in tutte le sue espressioni di produzione e di vendita, così come l'artigianato artistico che va dall'ideazione alla realizzazione di prodotti di elevato valore estetico o ispirati a stili e tecniche del nostro patrimonio. Cari concittadini, tra le attività socioculturali contemplate nella nostra agenda delle priorità politiche si annovera anche la creazione di uno sportello la cui fruizione dei servizi è destinata alle donne
di qualsiasi, grazie, donne di qualsiasi nazionalità ed età che vivono situazioni di disagio psicologico, come ad esempio solitudine, maltrattamenti, violenza fisica e psicologica, o con problemi familiari o lavorativi. Donne in generale e madri in particolare, che hanno perso la consapevolezza dei propri diritti o che non sanno come farli valere. La finalità è quella di promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, il benessere, le competenze ed i valori delle donne che si rivolgono allo sportello, affinché siano in grado di pensare alla loro vita e al loro futuro in modo concreto e progettuale, cogliendo le opportunità offerte dal territorio e migliorando le loro condizioni di vita e quindi indirettamente anche quelle del nucleo familiare di cui sono parte. L'obiettivo dello sportello quindi è quello di accogliere, informare, orientare e sostenere le donne attraverso supporti psicologici, legali e relazionali. Nell'ambito del progetto sono altresì inseriti diversi percorsi aperti alle donne, inerenti alla promozione dell'autostima ed il sostegno nelle situazioni di crisi familiare, ad esempio l'avvio di percorsi di auto-mutuo aiuto. Cari concittadini, prima di lasciare la parola agli altri componenti di lista, vorrei concludere con una citazione a me molto cara. Non chiederti mai cosa può fare il tuo paese per te. Chiediti piuttosto cosa farai tu per il tuo paese. L'azione è l'inizio del cambiamento. Grazie per l'attenzione prestata e buona serata a tutti voi. Ringraziamo la candidata Giovanna D'Amico e proseguiamo con il prossimo candidato, Giuseppe Di Salvo. Buonasera cari cittadini, spero di riuscire a trasmettere la stessa determinazione del candidato sindaco Rosario Vinciullo e la stessa cultura e pacatezza della candidata Giovanna D'Amico. Prima di iniziare ad esporvi i miei punti chiave che mi hanno portato per l'appunto alla mia candidatura, vorrei presentarmi. Mi chiamo Giuseppe Di Salvo, ho 21 anni e sono un giovane diplomato in informatica. Sono attualmente iscritto all'Università degli Studi di Catania nella facoltà di informatica e sono qui oggi per presentarmi come candidato al Consiglio Comunale. Vista la mia giovane età non dispongo di attività o perlomeno di esperienze lavorative numerose, però ho lavorato presso l'ASP di Catania come assistente tecnico informatico durante una situazione delicata che ha messo in ginocchio la popolazione mondiale, mi riferisco al Covid-19. Ho avuto più che altro l'opportunità di applicare le mie conoscenze tecniche e di acquisirne di nuove, ottenendo un attestato di merito per il servizio svolto. Sono quattro bis in realtà i punti che intendo affrontare quest'oggi. Il primo che voglio sottolineare, è la cura del verde. Il nostro territorio ha bisogno di essere valorizzato. Dico nostro perché ho la fortuna di vivere una sorta di dualismo. Io in realtà non sono residente a Via Grande, ma ho gran parte della mia famiglia qui a Via Grande. Ciò ha comportato che io fino in età adolescenziale abbia avuto la possibilità di crescere qui a Via Grande. Ho frequentato anche la scuola media qui a Via Grande, ho frequentato anche la scuola di calcio a Via Grande, non ottenendo molti risultati perché a quanto pare il calcio non è mai stata la mia vocazione. Ho avuto anche modo di partecipare ai tornei, al torneo sportivo, torneo cittadino di Via Grande. Quindi diciamo mi sento di appartenere in parte anche a Via Grande, ecco perché ho detto nostro. Non vorrei che si creassero disguidi,
perché qui a Via Grande c'è la cosa del Via Grande Sedoc, quindi mi sono tra virgolette tutelato. Parlo di verde perché il nostro territorio negli anni ha trascurato e abbandonato parte soprattutto delle periferie, periferie che si trovano in situazioni non delle migliori, va. Ed è compito per l'appunto di un'amministrazione riuscire a gestire e tutelare tutti gli abitanti di Via Grande, incluse le periferie o parti di periferie, per l'appunto anche il centro ovviamente. Siamo pronti quindi a investire risorse e impegno per piantare nuove aree verdi, giardini, per creare parchi accessibili a tutti e migliorando quelli già esistenti, magari dando il giusto supporto e la giusta attenzione. In questo modo abbiamo l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una cultura ecosostenibile. Io non parlerò solo di punti, cercherò di parlare in modo non troppo dettagliato anche della parte finanziaria, su come finanziare questi progetti. Per finanziare il progetto della cura del verde cercheremo finanziamenti dal PNRR, in questi giorni è stato argomento di discussione, oppure da altri fondi pubblici come fondi europei o regionali destinati a progetti ambientali. Cercheremo di coinvolgere anche il settore privato, ad esempio attraverso sponsorizzazioni o donazioni. In realtà c'è un termine in inglese che definisce il crowdfunding, ovvero la possibilità di raccogliere dei fondi collettivi. È una pratica che dà la possibilità a un gran numero di persone di contribuire con piccole somme di denaro per finanziare un progetto o un'idea, e tutto a discapito comunque in questo caso di voi cittadini. Per quanto riguarda il programma in sé, prevederemo e realizzeremo un piano di intervento pluriennale per la cura del verde, che preveda per l'appunto la pulizia e la sistemazione di parchi e giardini già esistenti, come citato poc'anzi. Sarà possibile anche realizzare progetti di orti urbani oppure la piantumazione di alberi lungo le strade cittadine, così da migliorare anche la qualità dell'aria. Per sensibilizzare la popolazione sulla cura del verde, organizzeremo campagne informative e di sensibilizzazione, coinvolgendo le scuole, le associazioni e la comunità locale in generale. Sarà per l'appunto possibile realizzare eventi pubblici come spettacoli o laboratori, al fine di creare delle buone pratiche ambientali. In questo modo speriamo di sviluppare un'educazione ambientale nella nostra comunità. Per quanto riguarda il punto, qui ritorno al 4 bis, questo è il punto bis, mi piace definirlo così, perché tratta per l'appunto di un collegamento simile alla cura, all'attenzione, al supporto, in questo caso al supporto dei cittadini. Perché abbiamo intenzione, o se ce ne darete l'opportunità, la realizzazione di una pista ciclopedonale. Se ne è parlato, da quello che ho capito, fa parte anche del programma degli altri candidati. Noi intendiamo promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, incoraggiando le persone a muoversi in bicicletta anziché in auto. Abbiamo la fortuna di avere qui a Via Grande due punti vendita di biciclette o perlomeno come obiettivo comunque primario il ciclismo. Sarà possibile quindi realizzare delle gare ciclistiche o eventi sportivi simili, al fine di richiamare l'attenzione della comunità e creare un senso di appartenenza e di tradizione. Ho anche un ricordo delle gare ciclistiche qui a Via Grande. Tra l'altro ciò avrebbe anche un impatto sull'ambiente, riducendo le emissioni di gas serra e migliorando la qualità dell'aria. Il secondo punto riguarda l'importanza di diventare un paese autosufficiente. Come ho anche citato io poc'anzi, si è parlato di PNRR. Bisogna cercare di non dipendere solo dai fondi del PNRR, ma saper valorizzare le risorse presenti sul nostro territorio, al fine di poter incentivare anche l'apertura di nuove attività commerciali. Quindi siamo pronti a investire nel progetto come attività di svago, attività sociali, attività commerciali, in modo da creare un tessuto economico e sociale forte e dinamico. Per finanziare il progetto quindi dell'apertura di nuove attività sarà dunque obbligatorio
richiedere dei finanziamenti iniziali per la promozione di questo obiettivo, perlomeno di questo punto. E sarà necessario, tra l'altro, anche incentivare la nuova apertura di attività commerciali attraverso delle agevolazioni fiscali, o altri strumenti che possano attrarre nuovi investitori. In terzo luogo, cercheremo di sfruttare le risorse presenti già sul territorio, come l'agricoltura, l'artigianato e il turismo. Sensibilizzeremo la comunità locale sull'importanza dell'acquisto di prodotti e servizi locali, in modo da sostenere l'economia del territorio e creare un circolo virtuoso di sviluppo economico e sociale. Il terzo punto riguarda lo sport, che è una parte importante nella vita di tutti noi, non solo come fonte di svago, ma anche come strumento per promuovere la salute e il benessere. Il nostro territorio tuttavia ha bisogno di maggiore attenzione e supporto quando si tratta di sport e attività. Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente sportivo inclusivo dove tutti, indipendentemente dalla loro età, dal loro sesso o abilità fisica, possano partecipare e divertirsi. Per finanziare questo progetto bisognerà cercare fondi a livello locale attraverso sponsorizzazioni da parte di aziende. Tra l'altro, sponsorizzazioni da parte di aziende rientra nel concetto citato poc'anzi dalla candidata Giovanna D'Amico, perché rientra nel concetto di multidimensionalità. Inoltre sarà dunque obbligatorio richiedere finanziamenti pubblici a livello regionale o nazionale attraverso bandi specifici per lo sport e per il benessere. Infine valuteremo l'opzione di organizzare eventi e tornei sportivi a pagamento in modo da generare ricavi da reinvestire nel progetto. Ovviamente ci saranno anche quelli là gratuiti. È importante quindi coinvolgere la comunità e le associazioni sportive al fine di garantire un supporto del progetto nel lungo termine. Infine, non per importanza, il quarto punto, che riguarda l'organizzazione di eventi su tutto il territorio. Vogliamo creare un calendario di attività sociali, culturali e di svago che non disturbino la quiete pubblica, ma che siano accessibili a tutti. Vogliamo quindi organizzare concerti, mostre, fiere ed altre attività in modo da creare un tessuto sociale dinamico e vivo, presente per l'appunto su tutto il paese, centro del paese e periferie. Vi faccio un esempio: l'idea di utilizzare il Monte Serra come spazio per eventi culturali e sociali è certamente un'idea, un progetto interessante e potrebbe anche garantire una fonte di reddito per finanziare i progetti precedenti come la cura del verde o l'ampliamento di altri servizi. L'organizzazione di eventi di un certo spessore come concerti o mostre richiederà sicuramente un investimento iniziale significativo per l'allestimento degli spazi, per la gestione della sicurezza e per la promozione degli eventi. Tuttavia sarà possibile generare un reddito attraverso la vendita dei biglietti, sponsorizzazioni ed altri servizi. Per rendere il progetto sostenibile economicamente, valuteremo il numero di eventi che possono essere organizzati nel corso dell'anno, nonché le spese e i ricavi previsti per ciascun evento. Infine, sarà nostro obiettivo primario coinvolgere la comunità locale nella gestione e promozione degli eventi, in modo da creare un senso di appartenenza e responsabilità, in questo caso del Monte Serra. In questo modo otterremo una maggiore partecipazione da parte della comunità e un sostegno del progetto per lungo termine. In sintesi, sono questi i quattro punti chiave della mia candidatura. Spero, anzi speriamo, in un vostro supporto e in un vostro sostegno. Grazie per l'attenzione. Adesso, dopo il candidato Giuseppe Di Salvo, lascia la parola alla candidata Angela Catania. Buonasera a tutti. Sicuramente molti di voi si staranno chiedendo chi io sia, dato il mio viso nuovo. Il mio nome è Angela Catania, vengo da Gravina, ma mi reputo viagrandese d'adozione.
mi occupo di contabilità, fatturazione e gestione del fornito dei fornitori all'interno di un'azienda etnea. Fin da piccolo ho sempre avuto modo di frequentare questo paese, crescendo poi non avrei mai pensato che il destino mi riportasse qui, dato che ho avuto modo di conoscere il mio attuale compagno con il quale a breve verremo a stare qui a Via Grande. Non mi dilungo ulteriormente perché comunque il tempo è poco. Se me ne darete l'opportunità avrete comunque modo di conoscermi. Mi presento dinanzi a voi a seguito della scelta che ho fatto di supportare il candidato sindaco Rosario Vinciullo con la sua lista Rinnovare Via Grande. Vorrei iniziare il mio breve discorso citando un proverbio africano. I giovani corrono veloce, ma i vecchi conoscono la strada. Per me svecchiare un'amministrazione significa realmente dare spazio ai giovani. Ci si riempie tante volte la bocca con queste espressioni. Svecchiare, largo i giovani hanno tante idee. Solo che poi a cose fatte, proprio i giovani vengono messi da parte, perché non hanno la giusta esperienza, non hanno la giusta dialettica, non hanno alle spalle la dimestichezza e la padronanza che potrebbe avere un veterano del mestiere, ad esempio. Questo magari è vero, anzi ovvio affermare che comunque l'esperienza sia una condizione fondamentale senza la quale non si va da nessuna parte. Ma se si parla di cambiamento, se si vuole il cambiamento, è necessario dare la possibilità anche al più giovane. Meno espediente, è vero, ma con idee nuove, al passo con le innovazioni in ambito green, sportivo, turistico, sociale. Vogliamo il cambiamento e il cambiamento nasce dalla capacità di guardare con lungimiranza i problemi che di volta in volta si presentano, sapendo dare le giuste risposte e trovando le soluzioni più consone. Per amministrare occorre il nuovo, che però chiede e chiederà sempre la presenza e la forza dell'esperienza. Via Grande è un paese che non ha bisogno solo di tecnici o di grandi parole. Via Grande ha bisogno di fatti, di uomini e donne onesti che sentono dentro sé più di ogni altra cosa il loro paese e la loro comunità. Quello che noi vorremmo è dare risposte importanti alla gente senza tirarci indietro, qualunque sia l'ambito di richiesta, perché serve di più e serve di meglio, in tutela dei diritti di tutti, soprattutto di chi è più debole. È l'affetto che ho per questo paese che mi spinge a presentarmi qui oggi, la voglia di poter contribuire in maniera attiva e di voler dare il mio contributo a questa comunità. Mi piacerebbe portare nuove idee, confrontarmi con chi il paese lo vive da più tempo e per più tempo, confrontarmi con tutti gli imprenditori che vogliono rilanciare le proprie attività e il paese in cui vivono. Mi piacerebbe anche parlare con i giovani, incentivare le politiche a noi destinate, incrementare attività e manifestazioni pubbliche. Vorrei puntare, come già accennato il mio collega, anche alle attività sportive, favorendo così le occasioni di aggregazione sociale. Potrebbe anche essere interessante, ad esempio, la creazione di una piscina comunale, che tra l'altro rientra tra i punti del nostro programma, che porterebbe comunque visitatori anche dagli altri paesi etnei, limitrofi e non, e quindi più movimento alla nostra Via Grande, vedendo finalmente più spesso non solo il via grandese, ma anche il turista all'interno dei nostri bar storici, nelle botteghe dei nostri artigiani, negli alimentari, in ogni singola attività della nostra comunità, che ognuna è un'importante risorsa per la nostra economia. Uno dei punti della nostra campagna elettorale in merito alla questione del rilancio turistico è la creazione di InfoPoint, ubicati in punti nevralgici del paese, un sistema di gestione centralizzata delle informazioni basata su totem collegati via internet che forniranno risposte e proposte di esperienze, di itinerari, ma soprattutto accoglieranno i turisti mostrando il meglio del nostro territorio.
Attraverso questo programma noi vorremmo creare nuovi spazi di accoglienza aperti a tutti, anche i nostri bar, i tabacchi, l'artigiano, il B&B o la stessa agenzia viaggio, ad esempio, potrebbero diventare un info point. Si incentiverebbe così lo sviluppo economico e la crescita culturale. Il turista avrà accesso ad informazioni su Via Grande, sulle strutture ricettive, sulle strutture di ristorazione, sugli orari del servizio di trasporto, ad esempio, sulle iniziative che ci sono in programma in quel dato periodo. E questo sarebbe anche utile ai nostri imprenditori, qualora fossero interessati, perché potrebbero promuovere e sponsorizzare le proprie attività commerciali. E tutto questo tornerebbe comunque vantaggioso all'amministrazione, alla comunità intera e agli imprenditori, come un progetto autofinanziato e soprattutto a costo zero per la collettività. A Sciacca, in provincia di Agrigento, per esempio, è stato finanziato questo progetto nell'ambito del bando Ripartenze Inclusive. È un finanziamento su una parte del valore complessivo di tale progetto, più c'è un contributo donativo mediante la campagna del crowdfunding, come appunto già diceva il collega prima, che si tratta appunto di questa raccolta collettiva di fondi effettuata attraverso la rete ed è aperta a tutti coloro i quali siano interessati a finanziare i progetti più interessanti e più innovativi. Con questo bando appunto a Sciacca sono stati allestiti 10 info point, tutti totem dotati di traduttori multilingue, di autoguide e di una mappa anche in braille per scoprire il territorio senza avere barriere linguistiche o sensoriali al fine di colmare il gap comunicativo che comunque purtroppo esiste. Tutto questo perché non anche a Via Grande, con le sue architetture religiose ad esempio, come la chiesa di San Biagio a Viscalori, o le sue strutture, architetture civili, come la settecentesca Villa Manganelli Biscari, o la Villa di Bella, che è stata da sempre una struttura oggetto di interesse nel corso degli anni, tanto ad essere stata anche scelta dal regista Zeffirelli come location per il film Storia di una capinera. O ancora il Museo dell'Etna, uno dei pochi centri scientifico-didattici in tutta la Sicilia. O ancora il Parco Monteserra, alle pendici dell'Etna, con al suo interno la Casa delle Farfalle, una tra le poche strutture del genere in tutto il sud Italia. Noi viagrandesi abbiamo tanto e quel tanto dobbiamo tenerlo caro e farlo conoscere sempre di più. Insieme ai candidati della mia lista mi piacerebbe incentivare qualcosa di nuovo, ma che comunque tenga conto della tradizione e soprattutto delle idee e delle opinioni della comunità. Perché il cittadino, con il suo spiccato senso civico, è l'unico in grado di sapere cosa sia giusto o sbagliato per il suo paese. Perché non esiste nessuna amministrazione se davanti a sé non c'è la sua comunità. Chiunque decida mettersi a capo dell'amministrazione deve avere la consapevolezza che sarà portavoce del cittadino, di ogni singolo cittadino. E noi abbiamo l'umiltà e la volontà di metterci al servizio della comunità. Chiudo questo mio discorso con una citazione del giornalista Marco Travaglio: la politica non è un mestiere, ma è un servizio. Grazie a tutti. Ringraziamo la nostra candidata Angela Catania e passiamo la parola all'ultimo intervento della candidata Dila Milli. Cari concittadini, buonasera. Grazie per essere qui stasera. Mi chiamo Milli Dila, ho 21 anni e ho conseguito le superiori presso l'Istituto Tecnico Fermi Heredia a Catania. Nata a Catania e cresciuta a Via Grande. Per me è un grande onore e una grandissima emozione essere su questo palco, poiché è la mia prima volta. Innanzitutto vorrei ringraziare in primis Rosario Vinciullo e il mio gruppo per avermi dato questa possibilità e anche per il sostegno.
La mia candidatura come consigliere comunale deriva dal fatto che vorrei rappresentare tutti i giovani viagrandesi e anche la mia comunità. Per riuscirci ho pianificato un programma ben delineato che potrebbe aiutare a rinnovare Via Grande. Il mio programma si suddivide in 7 punti. E il primo è aprire un centro di orientamento per i giovani nel quale praticare attività socio-educative e di animazione per stimolare la creatività e promuovere l'interazione sociale. Questo facilita il dialogo prevenendo la discriminazione e l'esclusione sociale che purtroppo negli anni aumenta sempre di più e in modo esponenziale. Successivamente vorrei promuovere la messa a disposizione di alcuni fondi per dei corsi di formazione in ambito linguistico e letterario. I corsi possono facilitare il percorso di studio di tutti gli studenti viagrandesi che ne hanno di bisogno. Un altro punto che vorrei realizzare è quello di aprire un consultorio per i giovani. Questo rimarrebbe un organismo permanente che permetterebbe di ascoltare le esigenze dei giovani viagrandesi e di incentivarli a partecipare alla vita politica viagrandesca, che come ben sappiamo non rientra tra gli interessi dei giovani attualmente. Inoltre vorrei fare delle sedute tra giovani e anziani dove si possa raccontare il passato e il presente di Via Grande, dove si possa scusate l'emozione, per cercare di migliorare questo paese e non commettere gli errori degli anni precedenti, poiché come si sa dalla storia si impara. Sarebbe bello poter rifare tutte le festività per permettere di rigenerare la vita sociale di ogni cittadino. Per la mia comunità vorrei contribuire con un centro nel quale essi possono esprimere le proprie esigenze e problemi per garantire una qualità di vita migliore. Infine voglio istituire delle case sociali che possano facilitare l'economia di alcune famiglie in difficoltà e promuovere il lavoro femminile per chi lo vorrà, aiutando non soltanto la mia comunità, le donne della mia comunità, ma anche tutte le donne viagrandesi. Per chi mi conosce sa come io sia fatta, sono una persona abbastanza determinata e che si impegna su ogni strada che intraprende. Spero tanto che prendiate la decisione giusta, quello di votare la lista Rinnovare Via Grande, votare Vinciullo Rosario e soprattutto il vostro consigliere preferito. Grazie. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione, vi ringrazio di cuore, veramente. Per me è come essere in famiglia. Un bacione, alla prossima.